Presidente Fontana, Lombardia ideale, niente meno, un nome importante per un progetto importante. Che cosa significa? Significa che noi vogliamo fare della Lombardia un punto di riferimento dell'organizzazione lombarda, della capacità dei lombardi di risolvere i problemi, della efficienza, della loro grande concretezza. Ecco, questa Lombardia è per noi un ideale, un modello che bisogna cercare di riprodurre nelle amministrazioni locali, di riprodurre per fare in modo che i risultati e le risposte che si danno ai cittadini possano essere sempre migliori. Quindi società civile, enti locali, il territorio coinvolto più che mai, immagino. È un movimento che si rivolge agli amministratori locali, a tutte le persone che hanno voglia di impegnarsi per il loro territorio, che non hanno ancora individuato un partito al quale fare riferimento, alle liste civiche, a tutti quelli che amano il territorio e che si vogliono impegnare per il territorio. Dal punto di vista politico invece, la vicinanza naturalmente alle idee e ai progetti di Matteo Salvini, però una declinazione lombarda che può dare dei risultati anche sul piano poi delle elezioni comunali. È sicuramente un movimento che ha come punto di partenza i valori e i messaggi di Matteo Salvini e della Lega, ma che in più aggiunge questo grande legame con il territorio. Ecco, la nostra è un movimento che si riferisce esclusivamente agli enti locali. Oggi nasce Lombardia Ideale, movimento politico, che è lo sviluppo di quella che era la lista Fontana, per dare una casa a tutti coloro che si riconoscono nei principi di Matteo Salvini, principi sovranisti, identitari, e stimano molto, apprezzano la figura di Attilio Fontana in Lombardia per la serietà e per la concretezza. Una casa politica per persone che non si sentono appartenere ai tradizionali partiti, e di conseguenza noi andiamo a dare un luogo in cui possono esprimersi, possono aiutare le persone nei territori tramite anche attività ovviamente di amministrazione, anche perché avremo una linea territoriale e amministrativa. Sarà assolutamente diverso dall'esperienza precedente con la lista Maroni, questo sarà un contenitore parallelo ma assolutamente coordinato con la Lega, tanto è vero che avranno l'ufficio insieme a noi in via Bellerio. Noi ci aspettiamo che tutte le persone che non sono organiche alla Lega ma condividono il progetto di Matteo Salvini e l'ottima attività di governo della Regione Lombardia si avvicinino parallelamente alla Lega attraverso questa nuova formazione politica. Una spalla è sicuramente un contenitore eccezionale per una serie di persone che pur oggi che hanno nelle idee, negli ideali della Lega una certa condivisione, però che ancora non vogliono far parte di questo grande gruppo politico, e allora Lombardia Ideale porta avanti queste idee che sta portando avanti Salvini, declinandole in questa fase più a livello territoriale, quindi a livello di Regione Lombardia, e quindi declinandole a livello di sicurezza regionale, provinciale, comunale, ma soprattutto andando nei confronti dell'aiuto alle amministrazioni. È ovvio che è un movimento, come tale rispetto ai rapporti che avremo in Consiglio regionale non cambia niente, perché prima avevamo Fontana Presidente, oggi abbiamo Lombardia Ideale, peraltro abbiamo sempre collaborato molto molto bene con questa formazione politica. L'augurio è, non solo per ovviamente il Presidente Fontana che è una persona squisita, ma per l'intero movimento, che possa essere poi declinato anche in altre parti del Paese. Sicuramente sarà un movimento complementare alla Lega.